Salve, sia i vecchi che i nuovi visitatori del canale. Io sono Jul e oggi parliamo di Saino, personaggio a 5 stelle di elemento elettro che utilizza la lancia. Nel video di oggi vi parlerò di tutto ciò che riguarda la costruzione, ovvero la build di questo personaggio. Parleremo delle armi che vi consiglio, degli artefatti che vi consiglio, dei compagni di team che vi consiglio, parleremo dei suoi talenti, del suo stile di gioco, insomma cercherò di informarvi il più possibile su tutto ciò che bisogna sapere per maneggiare correttamente questo nuovo personaggio. Prima di cominciare è doveroso ricordare che io non sono assolutamente un testo sacro, mi limito a snocciolare opinioni così come fanno tante altre persone sul web, e se non siete d'accordo con i consigli che vi darò non c'è nessun problema, giocate Saino come volete, quando volete, insomma fate voi, io mi limito a dare dei consigli ma non sono la legge. Altra piccola premessina a questo video: io non possiedo Saino, non programmo per il momento di evocare per lui, per cui per realizzare questa guida utilizzerò la sezione di Genshin dedicata ai test dei personaggi, in questo modo potremo comunque vederlo nel dettaglio, mi aiuterò un po' con il mio equipaggiamento e un pochino lavoreremo in questa schermata. Detto questo, direi che possiamo cominciare e parliamo di Saino. Saino è un attaccante di punta estremamente centralizzante, parliamo proprio del prototipo dell'attaccante egoista. Tutto il team gira intorno a lui e lui pensa solo a se stesso. È un personaggio che non ha particolari funzioni di supporto, al di là delle costellazioni che vedremo dopo, e che in generale si basa molto sull'essere supportato. Sono gli altri che devono aumentare i suoi danni, proteggerlo e permettergli di sfruttare il fiore all'occhiello del suo kit, che è la sua Elemental Burst. Una modalità di gioco che viene sbloccata tramite questo attacco che rende Saino un attaccante che deve stare in campo per davvero parecchi secondi. È proprio per questo che l'ho definito centralizzante, perché non solo è lui che deve fare il maggior numero di danni nel team, ma è lui anche che passerà la maggior parte del tempo in campo. A livello di statistiche, Saino è tutto ciò che ci si può aspettare da un attaccante elettro. Un personaggio che ha strabisogno di rated damage, vi ricordo la percentuale di 1 a 2 o 1 a 3. Nel caso di Saino state più vicini all'1 a 2 il più possibile, anche perché questo personaggio scala automaticamente in crit damage con le ascensioni, nel senso che man mano che lo ascenderete otterrà un bonus in crit damage, la sua arma gli fornisce crit rate, in generale ci sono varie opzioni per fornirgli crit rate, in primis dagli artefatti, cercate di stare intorno a un 80-150, il crit rate di Saino è sempre bene tenerlo tra i 60 e gli 80. Più alto è meglio è, il crit damage tanto se lo alza da solo. L'energy recharge, qua vi stupirò, non è necessario alzarla tantissimo, perché Saino è un personaggio che già di base possiede un elemento che lo rende molto portato a ricevere l'energia dai compagni, vi basta una risonanza elettro o comunque una batteria elettro in stile Fischl con un arco come il Favonius e Saino gira tranquillamente anche a 100% di energy recharge. Se volete essere proprio sicuri di avere sempre la sua burst a portata di mano, cercate di stare sui 120, 120 andranno benissimo. Se invece non lo giocate in risonanza elettro e non avete un'altra batteria dedicata, bisogna invece stare intorno ai 130-140, qua vi regolate voi. L'Elemental Mastery è una statistica che a Saino serve, e non soltanto perché parliamo di un personaggio elettro che dunque sfrutta molto bene sia Electrocharged che le varie reazioni dendro, ma anche perché possiede un talento passivo che gli fornisce uno scaling sull'Elemental Mastery. Parte della sua Elemental Mastery viene convertita in danno e quindi più gliene date meglio è, senza ovviamente tralasciare mai rate e damage. Per quanto riguarda l'attacco, Saino dovrebbe essere abbastanza indipendente, è un personaggio al quale alzare l'attacco non dovrebbe essere problematico, che sia tramite le armi o gli artefatti, e tra l'altro ci sono vari artefatti adatti a lui che hanno proprio attacco come bonus che viene fornito al personaggio. Adesso parliamo dei talenti di Saino e iniziamo subito con una doverosissima precisazione. Il primo talento di Saino, al contrario di altri personaggi come per esempio Noelle, non è un talento che dovete tirare su.
Questo perché il primo talento e il terzo talento di Saino hanno dei moltiplicatori indipendenti. Non è alzando il primo talento che migliorerete la combo di Saino in Burst. Si fa tutto tramite il terzo talento e proprio per questo motivo il primo talento di Saino non è così fondamentale, non lo useremo mai, sono danni bianchi, non possiamo infonderlo, è un attacco che semplicemente non ci serve, a meno di builds particolari, ovvero Saino fisico, ma Saino fisico non è che abbia tutto questo senso, è un talento che possiamo tralasciare, al contrario dei prossimi due. Iniziamo con l'abilità elementale Secret Rite Chasmic Soul Farer. Abbiamo due versioni di questa abilità elementale, una in burst, una non in burst. Iniziamo con quella non in burst. Saino fa un affondo di elemento elettro sui nemici e infligge danni del medesimo elemento. Fine. Stop. Abbiamo un cooldown di 7 secondi e mezzo, che è un cooldown, devo dire, decente e un buon moltiplicatore. Questo attacco non in burst produce anche una discreta quantità di particelle, paragonabile all'abilità elementale di Shao. Se invece utilizziamo questo attacco quando siamo in modalità burst, andiamo a infliggere danni elettro ad area e ad estendere la durata della burst. Utilizzando correttamente questo attacco è possibile non soltanto infliggere più danni nel momento di massimo danno di Saino, ma anche portare la sua burst a durare di più. State però attenti perché... perché questa abilità elementale, in burst, ha un cooldown diminuito di soli 3 secondi e quindi potremo giocare più agilmente con l'occhio, la modalità occhio, di cui parleremo dopo, ma la produzione particellare calerà drasticamente, ovvero non produrrete la stessa quantità di particelle tramite la sua abilità elementale durante la burst di Saino rispetto a quando invece non siete in burst. Quando non siete in burst fate più particelle ma il cooldown è più lungo, quando siete in burst fate meno particelle ma il cooldown è più corto. Colleghiamoci direttamente all'abilità burst di Saino che è, già detto, come già detto, il centro assoluto del suo kit, ovvero Sacred Rite Wolf's Swiftness. Cliccate la burst e Saino, boom, diventa un altro personaggio. Cambia completamente il suo kit, come potete vedere abbiamo dei moltiplicatori proprio diversissimi rispetto al primo talento. Abbiamo un bonus di danno sull'Elemental Mastery, come potete vedere. Abbiamo una durata base di 10 secondi, un cooldown di 20 secondi, un costo energetico di 80. Torniamo alla durata base perché è possibile estendere questa burst fino a un massimo di 18 secondi. Come allungare la burst è presto detto, è matematico, si può raggiungere un massimo di 18 secondi, partiamo da una durata base di 10, utilizzando due volte l'abilità elementale mentre siamo in burst, aumenteremo la durata di 4 secondi più 4 secondi e quindi 18 secondi. Che cosa succede durante questa burst? Il kit intero di Saino cambia, tutti i suoi colpi normali caricati e dall'alto diventano di elemento elettro, la sua velocità di attacco aumenta in maniera sensibilmente notevole e abbiamo un aumento sia dell'Elemental Mastery che della resistenza alle interruzioni. Attenzione, è un aumento alla resistenza delle interruzioni, se vi prendete un pugno nel naso Saino viene comunque sballottato indietro ed è per questo, ne parleremo dopo quando arriveremo alla sezione dedicata ai compagni di team, che è cosa buona e giusta abbinare Saino con un personaggio che mette scudo. L'ideale sarebbe un personaggio che mette scudo e non mette elementi che non siano quelli che gli servono per le reazioni, cioè Zhongli. Però ci sono vari altri personaggi in grado di mettere scudo che comunque si possono abbinare a lui. La modalità speciale in cui Saino entra attivando la burst viene cancellata dopo un massimo di 18 secondi, come già specificato, oppure quando Saino lascia il campo. È necessario lasciarlo in campo sempre comunque 18 secondi? No, ed è bene abbinarsi anche ai ritmi dei vostri supporti. Magari potete avere un'esplosione di danno in 15 secondi invece che 18 o in 12, lista a voi. Calcolate in base alle vostre formazioni e anche a come preferite giocare Saino. Un ultimo dettaglio di cui non ho parlato è che esattamente come Raiden, anche Saino diventa immune ai danni da Electrocharged fin tanto che sta in Burst. Poi... primo talento passivo di Saino, e i talenti passivi di Saino, ragazzi, sono molto importanti e questo è probabilmente una delle parti più importanti del suo kit. Featherfall Judgment, cercherò di spiegarvela nella maniera più semplice possibile. Quando Saino è in burst, talvolta vi ritroverete sullo schermo un occhio viola. Quando appare questo occhio viola, durerà una manciata di secondi, credo di aver contato che rimanga sullo schermo circa 2 secondi e mezzo, voi dovete pigiare l'abilità elementale e se riuscite a pigiare l'abilità elementale col giusto ritmo, l'occhio brillerà di arancione e si attiverà l'effetto Judication,
che va ad aumentare i danni dell'attacco elementale, dell'abilità elementale del 35%, e spara 3 fulmini che infliggono il 100% dell'attacco di Saino in forma di danni elettro. Detta con parole ancora più semplici, appare l'occhio, pigiate l'abilità elementale, boom, Saino farà un colpo speciale dall'alto, una sorta di piccola picchiata con un'unghiata, colpirà i nemici ad area, infliggerà ulteriori danni tramite questi fulminelli aggiuntivi che si creano e andate veramente a fare un bordello, allungando nel frattempo la durata della burst. È un giochino ritmico, voi vi dovete tenere l'abilità elementale per quando appare l'occhio, perché in questo modo i danni saranno maggiori e avrete una rotazione di questo personaggio molto più efficace. Colpi normali, menate, picchiate, appare l'occhio, abilità elementale, boom. Colpi normali, menate, picchiate, appare l'occhio, abilità elementale, boom. Bisogna mantenere un bel ritmo con Saino, è un personaggio che se non giocato correttamente può veramente risultare mediocre e quindi attenzione a sfruttare questo talento perché è molto importante per il suo potenziale di danno, molto importante. E lo stesso vale per il secondo talento. I danni di Saino verranno aumentati sulla base della sua Elemental Mastery. I colpi normali aumentano del 150% della sua Elemental Mastery, mentre i danni dei fulmini che crea tramite la modalità speciale attivabile con l'abilità elementale in burst di cui vi ho appena parlato aumentano del 250% della sua Elemental Mastery. Detta con parole povere, ragazzi, Saino ha un ottimo scaling sull'Elemental Mastery e proprio come vi ho già detto all'inizio del video, più gliene date meglio è, perché farete non solo più danni da reazione ma anche più danni con questi due colpi che hanno questo scaling. Infine abbiamo il talento personale di Saino che gli permette di ottenere più ricompense quando lo mandate a fare una bella spedizione a Sumeru. Mandatecelo sempre, è un ottimo talento, vi permette di ottenere oggetti in più, non ci si sputa sopra. La priorità di livellaggio dei talenti di Saino è abbastanza intuitiva. Burst, abilità elementale e il primo talento potete tralasciarlo. Questi due sono molto importanti, anche perché al contrario di Shao, qui abbiamo un'abilità elementale che fa letteralmente parte del kit burst e quindi è un colpo in più ed è un colpo molto potente, quindi non tralasciate il secondo talento, priorità assoluta al terzo. Cioè guardate qua, scalate tutto sul terzo, c'è poco da dire. Adesso parliamo delle armi che più vi consiglio su Saino e iniziamo con la sua best in slot, con l'arma più forte che potete dargli. Ovviamente parliamo di una 5 stelle, ovviamente parliamo di un'arma limitata e parliamo della lancia proprio simbolica del personaggio di Saino che debutta insieme a lui, della Staff of the Scarlet Sands. Una lancia perfetta. Gli dà attacco, gli dà crit rate e parliamo di un personaggio che, come già detto, ascende in crit damage, quindi abbinargli un'arma con crit rate abbiamo praticamente già sistemato la proporzione di rate e damage e l'effetto è incredibile. Buildiamo Saino con tante Elemental Mastery, questa lancia ci filtra l'Elemental Mastery e ce lo trasforma in attacco. E inoltre andiamo ad avere un ulteriore guadagno dell'attacco ogni volta che colpiamo gli avversari con un'abilità elementale. E spoiler, con Saino lo faremo tante volte. Letteralmente l'arma migliore che gli potete dare. Esteticamente è un pugno in un occhio, lo dirò per sempre. Ma questa lancia su Saino è tanta roba, impareggiabile. Facciamo finta che la mia Raiden sia Saino e a livello di 5 stelle vi segnalo anche altre due ovvie opzioni, ovvero la Primordial Jade Wing Spear, vi dà crit rate, vi aumenta l'attacco, sicuramente a Saino piace, e anche la Staff of Oma. Ok, gli HP a Saino non servono, ma si traducono comunque in attacco e guardate che razza di bonus al crit damage che ci prendiamo. Queste due lance sicuramente vanno bene tra le 5 stelle. E un'altra che vi segnalo, sebbene io non la possieda, purtroppo, è la Spine. Sicuramente meno efficace rispetto a queste opzioni su Saino, perché comunque non parliamo di un personaggio che ha un bisogno così incredibile di energy recharge, però allo stesso tempo avere la Spine vi svincola completamente da qualsiasi dipendenza da supporto batteria e quindi è un bene. La Spine può essere una buona alternativa soprattutto se avete degli artefatti molto forti, perché perdete offensiva rispetto alle armi che vi ho appena citato. Per quanto riguarda le armi a 4 stelle, partiamo dalle opzioni più costose e non vi posso non segnalare la Deathmatch. Un'ottima lancia per un personaggio come Saino. Il crit rate ci piace, ciao vattene, questo video non è su di te, via. E anche l'effetto devo dire che è piuttosto caruccio, bonus all'attacco. Ok, è un po' situazionale magari come effetto, però sicuramente meno situazionale di una Blackleaf per esempio.
E poi la Dragon's Bane sicuramente sarà molto consigliata su Sinnoh, ma state attenti perché quest'arma limita un po' il team building. È giocabile nel caso in cui abbiniate magari Sinnoh a dei compagni che gli permettano di formare una core electrocharged, quindi quando i nemici hanno effettivamente Hydro addosso, oppure una core Hyperbloom. Non è ovviamente una buona opzione se giocate Sinnoh in Aggravate, dove volete che il nemico abbia o Dendro o Electro addosso, quindi attenzione, però il bonus all'Elemental Mastery è comunque buono. E poi vi segnalo, e qua andiamo tra le tre stelle, eccola qua, vi segnalo la White Tassel, un'arma a tre stelle gratuita che trovate in giro semplicemente smanettando negli scrigni, ma guardate un po' cosa vi dà crit rate, e vi dà un bonus a rank 5 del 48% agli attacchi normali, ai colpi normali. Cosa volere di più dalla vita? Approfitto anche di questa lancia per specificare che tutti i colpi normali di Sinnoh, quando si trova nella modalità Burst, sono considerati colpi normali. Non stiamo parlando di un personaggio come Raiden, e che dunque cambia completamente il suo kit, ma tutti i suoi danni vengono considerati danni Burst. No. I danni di Sinnoh vengono comunque considerati attacchi normali e quindi quest'arma è ottima su di lui. Un'altra opzione free to play che vi segnalo è la Kitain Cross Spear, la lancia forgiabile gratuitamente dal fabbro di Genshin che si ottiene a Inazuma. Questa lancia a me non piace come la White Tassel, però comunque vi dà Elemental Mastery, ha un base attack maggiore, un effetto interessante alla fine, bello in particolare l'aumento del danno della skill. Vi segnalo anche questa, secondo me se proprio bisogna andare sul budget la White Tassel è più che sufficiente, però più opzioni si danno meglio è. Vi segnalo anche un'altra arma che fa parte di un set del quale effettivamente vi parlo poco, ovvero la Blackleaf Pole. Allora, questa lancia è carina sicuramente perché vi dà crit damage, ne abbiamo già parlato con la Oma, è sicuramente una delle due statistiche migliori che si possono ottenere da un'arma, però c'è il problema che l'effetto è estremamente situazionale e assolutamente non adatto ai boss singoli, che al momento rappresentano un buon 50% dello Spiral Abyss, quindi se già la possedete, la potete usare su Sinnoh, ma io non vi consiglierei, viste le diverse e molto buone opzioni budget che questo personaggio possiede, non vi consiglierei di comprarla appositamente per Sinnoh. Se dovete comprare la Blackleaf solo per darla a Sinnoh, scegliete o la Kitain o la White Tassel. Per quanto riguarda gli artefatti che più vi consiglio su Sinnoh, state pronti perché questo personaggio ha parecchie opzioni. E quale di queste opzioni risulta la migliore dipende moltissimo dal tipo di arma e dal tipo di statistiche che avete rollato sui vostri artefatti. Iniziamo sul 4x del Thundering Fury, forse il set più versatile in assoluto su questo personaggio. Il doppio pezzo ci dà un bonus ai danni elettro che ci piace e i quattro pezzi vanno ad aumentare i danni delle nostre reazioni. E attenzione, perché finalmente abbiamo un personaggio elettro che secondo me sfrutta divinamente anche il secondo effetto del 4x, ovvero andiamo ad abbassare il cooldown della nostra abilità elementale ogni volta che scateniamo una reazione. Ciò può essere da un lato un difetto, perché andiamo a scasinare le rotazioni del nostro Sinnoh, paradossalmente. D'altro canto, però, è innegabile che un giocatore con una buona mano possa essere tranquillamente in grado di sfruttare al meglio un effetto del genere. Quindi questo set lo devo per forza segnalare, anche perché potenzia tutte le reazioni elettro, quindi non vi limita nemmeno nella costruzione del team. Un secondo set completo che vi consiglio è il nuovissimo Gilded Dreams. Eccolo qua. Questo vi dà Elemental Mastery e vi dà attacco, che sono le due statistiche che volete su Sinnoh. Probabilmente ha un impatto a livello di danno inferiore rispetto al Thundering Fury, che comunque ha un boost bello grosso sulle reazioni, però anche questo set devo dire che è parecchio versatile. Probabilmente molti di noi avranno già i pezzi ben rollati, perché vuoi per farmare questo, vuoi per farmare il Deepwood, questo è un ottimo domain e quindi ve lo segnalo. Esattamente come vi segnalo anche il Thunder Suitor, che è un'opzione sicuramente più limitata dal punto di vista del team building. Dove cacchio è il Thunder Suitor? Eccolo qui, l'ho trovato. Dicevo, vi limita un po', perché dovete avere sempre l'elemento elettro sui nemici e quindi ovviamente non è che potete giocare Sinnoh Thunder Suitor e poi mettergli di fianco un supporto bravissimo nel mettere il suo elemento tipo Kokomi, che andrà tutte le volte a levarvi elettro.
dovete stare un pochino più attenti con il team building, ma se lo siete, chiaramente questo set è molto forte. Un aumento di danno pulito su tutti i nemici che hanno Electro addosso mi sembra veramente un ottimo effetto. Al di là di questi set completi, vi consiglio anche, nel caso in cui non abbiate il 4x di uno dei set di cui vi ho appena parlato rollato bene, ibridate. Potete fare 2x Gilded, 2x Thundering Fury, 2x Thundering Fury, 2x, non lo so, un set che vi dà attacco, tipo il Gladiator. Potete anche, nel caso in cui ce l'abbiate, giocare il 4x del set Gladiator, che comunque non è male su Sino, eccolo qua, che vi va ad aumentare i danni dei colpi normali. Non è top, non è una scelta degna, secondo me, del 4x Gilded o del 4x Thundering Fury, però sicuramente è una possibilità. Insomma, se vi trovate in difficoltà, prendete gli artefatti che avete rollato meglio, schiaffateli su Sino, ricordatevi che due artefatti ibridi che vi danno dei bonus utili ma che hanno delle statistiche secondarie molto forti sono migliori di un 4x con statistiche ballerine. Sul pezzo di testa di Sino solitamente vorrete o crit rate o crit damage in base ovviamente all'arma che gli darete. Sulla coppa sempre electro damage bonus, sulla clessidra la scelta è tra elemental mastery e attacco. Generalmente se avete una bella clessidra con elemental mastery e delle belle statistiche secondarie, dategli quella e siete a posto. Se invece non ce l'avete, attacco è comunque una buonissima opzione. Energy recharge, come già spiegato, non è necessario, perché Sino non serve così tanta energy recharge, è molto più conveniente dargli direttamente un compagno elettro, magari con anche la funzione di batteria, e potete puntare tutto sull'offensiva. Vi faccio una breve panoramica anche delle costellazioni di Sino. Premetto già che non è un personaggio con delle costellazioni game changing, e per fortuna, perché significa che se lo amate non avete bisogno per forza di farlo. C6, la C6 non vi rivoluziona il personaggio in alcun modo, va benissimo anche C0, ma questo vale praticamente per tutti i personaggi di Genshin, salvo rarissime eccezioni. La prima costellazione di Sino va ad aumentare la velocità dei suoi attacchi normali quando utilizziamo l'abilità elementale, ve la riassumo così. La seconda costellazione permette a Sino di avere un bonus ai danni elettro, cumulabile fino a 5 volte, quindi possiamo raggiungere un 50% di electro damage bonus in più ogni volta che i nostri colpi normali colpiscono gli avversari. Anche questa molto carina, ci aumenta il DPS in burst, ovviamente bombarderemo gli avversari con i nostri colpi normali. Secondo me è la più decisiva di tutte le costellazioni di Sino. La C4 trasforma Sino in una batteria per il resto del party. Ogni volta che Sino scatena una reazione basata ovviamente sull'elemento elettro, recupera 3 di energia per tutti i membri del party, tranne lui. Questo è peculiare perché diventa letteralmente un supporto. Con questa costellazione, questo effetto si può scatenare un massimo di 5 volte durante la sua burst, e niente, ci sta. E poi passiamo alla C6. Allora, la sesta costellazione dice che dopo aver utilizzato l'abilità elementale o aver attivato Judication, quindi il giochino con l'occhio, Sino ottiene 4 livelli dell'effetto Day of the Jackal, il giorno dello sciacallo. Ogni volta che colpisce gli avversari con un colpo normale, consuma uno stack e spara un fulmine in più, uno dei Dust Stalker Bolt, no? Che sono i fulmini speciali che si attivano utilizzando l'abilità elementale con l'occhio sullo schermo. Si può raggiungere un massimo di 8 livelli, al termine della burst i livelli vengono tutti cancellati e si può scatenare un fulmine in più ogni 0,4 secondi. Di nuovo una costellazione che gli aumenta i danni, niente di rivoluzionario, però la accettiamo. Secondo me, se proprio volete investire sulle costellazioni di Sino, il turning point, cioè il punto dove avete il maggior numero di vantaggi con il minor numero di investimento, è la C2. Con la C2 vi prendete attack speed e un bel bonus ai danni elettro. Oltre non credo sia necessario andare, poi ovviamente gestite le risorse come preferite. Sino va benissimo anche a C0. Adesso parliamo delle formazioni nelle quali vi consiglio di giocare Sino e vi do 3 opzioni differenti che secondo me rappresentano i 3 archetipi più forti dove questo personaggio brilla di più. Iniziamo da un classicissimo team
quicken, proprio aggressivo, cattivo, abbinati a Sino un personaggio come Fischl, per esempio, come Beidou, che funge da mezza batteria, in particolare se a Fischl date un'arma come il Favonius Bow o a Beidou date la Favonius Greatsword, producete particelle, attivate la risonanza elettro. Beidou tramite la Burst tra l'altro può anche proteggere Sino dai colpi, dai contraccolpi, perché abbiamo ok un aumento di resistenza alle interruzioni, però come già detto non è totale e Beidou ci può quasi permettere di non giocare uno scudo. Poi ci mettiamo un bel personaggio Dendro, il Traveler Dendro al momento è l'opzione senza dubbio migliore, e poi possiamo chiudere con un personaggio Jolly. Volete la cura? Potete mettere Bennett o Kuki Shinobu. Volete uno scudo? Potete mettere Zhongli. È uno slot letteralmente jolly che si basa su ciò che possedete. Questo team è facilmente trasformabile in una formazione Hyper Bloom. Basta aggiungere una Barbara e una Kokomi e avremo sia lo slot del curatore sia lo slot dell'enabler Hydro. In questo modo potremo anche generare dei semini, fare Hyper Bloom, continuare con il nostro Aggravate. E una formazione che vi posso consigliare è Sino, Beidou, Barbara e Traveler Dendro. Infine, non dobbiamo dimenticarci delle vecchie reazioni. Ok, è arrivato l'elemento Dendro, tutto quello che volete, però le vecchie reazioni ci sono ed esistono e l'Electro può godere di Electro Charged, che è una grandissima reazione, e una formazione con Sino, Kokomi, Fischl e Kazuha è sempre verde e può sempre andare bene. Tra l'altro questa formazione è super modificabile, potete mettere Sinchou al posto di Kokomi, potete metterci anche Barbara, potete metterci Yelan, potete metterci anche la new entry Candace, e anche il personaggio Electro è molto modificabile. Potete giocare Raiden per essere molto incisivi, Fischl, Beidou, Kuki Shinobu se volete la cura sul personaggio Electro, Dory se volete una cura più massiccia, e come scudo potete anche inserire non solo Zhongli ma anche una Diona. In generale cercate di abbinargli uno scudo che non vada a rovinare l'applicazione degli elementi principali delle sue reazioni, e quindi Electro, Dendro e Hydro. E detto questo, basta, io spero di essere stata sufficientemente esaustiva, spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo su questo personaggio o che più in generale adesso abbiate le idee più chiare su come costruirlo e gestirlo. Se avete gradito questo video mi raccomando lasciatemi un mi piace qua sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così rimanete aggiornati su tutte le mie future pubblicazioni sia a tema Genshin che non. Date anche un'occhiata alla mia descrizione video dove troverete i links a tutti i miei social, sito Viola che inizia con T e finisce con Witch, Instagram, TikTok e Discord. E da Jul e Sino è tutto, un saluto speciale a tutti coloro che hanno evocato Sino e che si stanno divertendo a giocarlo, e io vi do appuntamento ai prossimi video, anzi vi do appuntamento alle prossime analisi personaggio. Mua. Ciao ciao!